Benvenuti a questi 10 minuti dedicati al food. Oggi prepareremo una vellutata proprio con l'ortaggio tipico del mese di ottobre. Parliamo della zucca. Quindi prepareremo appunto una vellutata di zucca e porro, ma andremo a cucinarla con un metodo un pochino diverso. Stiamo parlando della vasocottura al forno a microonde, proprio perché talvolta si ha bisogno di avere un metodo un pochino più smart, diciamo, per momenti in cui tempo non ne abbiamo. Allora, vi faccio vedere questo vasetto, viene venduto, diciamo, nei grandi supermercati, lo trovate normalmente vicino ai vasetti Bormioli, oppure comunque insomma negli e-commerce si trova facilmente. Viene venduto assieme a una guarnizione e a dei gancetti in acciaio proprio perché si può inserire al microonde. Dunque, passiamo subito a far vedere questa ricetta veramente semplice però molto efficace. Allora, io ho preparato della zucca, l'abbiamo già pulita dalla buccia, dai filamenti e dai semi. Semplicemente vado a tagliare dei dadini all'interno di questo vasetto. Questo è un vasetto monoporzione, sono 500 ml di volume. Come ingredienti vado a mettere su per giù 150 grammi di zucca, poi vado ad inserire anche del porro, mi piace dare un pochino di sapore, e aggiungerò anche qualche piccolo pezzettino di patata. Ok, allora adesso completiamo subito così, vedete, io ho preso un pezzettino di patatina e ce lo inserisco all'interno. E poi per quanto riguarda il porro, l'ho pulito e taglio qualche rondellina così, va bene? Allora, come volume, diciamo, andiamo a riempire su per giù mezzo vasetto. Ok, adesso procediamo a condirlo, quindi mettiamo un giro d'olio, ok? Poi vado a mettere un pochino di sale. E anche a me piace, aggiungo una piccola macinata di pepe. Volendo si può inserire una rametta di rosmarino se lo si vuole profumare. Io oggi pensavo di dare così un profumo un pochino più orientale e ho pensato di inserire un po' di curcuma. Poi a chi piace si può anche mettere tipo un pezzettino di zenzero, va bene? Allora, se per riempire il vasetto con gli ingredienti utilizziamo fino a metà, poi con il liquido ci teniamo più bassi, ossia circa 1,5 cm, anche perché poi in cottura nel forno a microonde le verdure stesse rilasceranno un po' la loro acqua, quindi vado a versare un pochino d'acqua. Ok, ecco qua. E se piace si può mettere anche del latte oppure un goccino di panna. Io lo tengo proprio così al naturale. A questo punto, come vedete, l'abbiamo già preparato. Adesso inseriamo la guarnizione sul coperchio del vasetto e semplicemente lo andiamo a chiudere, va bene? Con i gancetti poi sigilliamo il tutto, poi vedrete che lo inseriremo al microonde per 6 minuti. Quindi voi in 6 minuti avete la vellutata pronta, sicché la mattina potete prepararlo e poi dopo ve la trovate ben pronta la sera. Ok, così il nostro vasetto è pronto. Viene inserito a 750 watt di potenza per 6 minuti. Lo inserisco subito. Ecco qua. A questo punto, una volta che sono passati 6 minuti, adesso io ve lo faccio vedere senza farvi perdere il tempo della cottura, si presenta così, ok? E lo lascerete riposare per una ventina di minuti, il tempo proprio che si raffredda, e nel frattempo la vellutata continua a cucinare, diciamo, a bassa temperatura.
Al momento del servizio, cosa fate? Sganciate questi gancetti in maniera così molto molto semplice. Adesso sentirete la guarnizione che fa subito un rumorino, sentite? Ecco qua, perché praticamente durante la cottura e poi nel tempo di raffreddamento si è creata una sorta di sottovuoto, proprio perché così vi permetterà di poterla conservare qualche giorno in frigorifero. È vero che per quello che si sta a farla, tanto vale farla la mattina e consumarla subito dopo. Prendo un attimo il frullatore ad immersione. Ecco qua. Al momento del servizio noi andremo a frullare il tutto. Adesso aggancio immediatamente il mio frullatore, ecco qua. E cosa facciamo? Andiamo su a preparare la nostra pasta. Ecco qua, scusate, facciamo un po' di rumore. Ecco qui, ben che fatto. Adesso slanciamo il tutto, va bene, posiziono da questa parte e prendo il mio taglierino, che così sarò pronta, diciamo, per il servizio. Ecco qua, prendiamo un cucchiaino, lo posizioniamo qua, adesso ve la faccio vedere. Ecco qui. La vellutata poi si potrà, diciamo, andare a decorare con della ricotta affumicata, oppure potreste pensare ad inserire dei crostini con un po' d'olio, oppure ancora dello speck della pancetta saltata. Allora, io chiudo così in semplicità con due filetti di erba cipollina. E la mia vellutata è pronta. Ecco, quindi vedete, è un procedimento veramente molto semplice e veloce. E chiaramente va riscaldato prima del servizio, questo è ovvio. E vi faccio vedere anche altre cose che si possono preparare su questi vasetti. Vedete, ad esempio, in questo caso io ho inserito delle verdurine miste, oppure, ad esempio, su quest'altro vasetto ho preparato delle patatine con dell'olio, una rametta di rosmarino e un pizzico d'aglio. Per le verdure basta solo inserirle all'interno del vasetto e sempre 6 minuti di cottura e il tutto è che pronto per essere servito. Io chiaramente vi ringrazio sempre per l'attenzione e vi saluto, vi auguro buona giornata.